per favore, se può riferire alla Corte le ragioni delle sue condanne, per quali reati è stato condannato in passato. Sono stato condannato per associazione mafiosa, per omicidi. In relazione all'organizzazione mafiosa, con riferimento a quale organizzazione? Cosa Nostra. Cosa Nostra. Brevemente, qual è stato la sua appartenenza, la sua vicinanza a Cosa Nostra nel corso degli anni? Se la può riferire, a cominciare dall'inizio? Dall'inizio, che io avevo un ingrosso di oreficeria, mi sono affiancato, ho chiesto della protezione a Matteo Messina del Denaro, perché mi facevano delle rapine e delle cose, ed è qui è salito tutto il mio calvario. Quindi la sua oreficeria aveva sede dove? Il mio ingrosso, sì, a Castelvetrano. A Castelvetrano. Lei precedentemente, prima di rivolgersi a Matteo Messina del Denaro, l'aveva già conosciuto? Sì, dall'infanzia, perché abitiamo vicini di casa. Quindi una vecchia amicizia, diciamo, che sì, è sì, rimasta. Sì. La ragione per cui si è rivolto, la specifica ragione per cui si rivolse a Matteo? È perché, come dicevo prima, mi facevano delle rapine e mi chiedevano dei soldi e via dicendo. E dice che questo è stato l'inizio della sua disgrazia. Vuole chiarire sì. Questa affermazione? Sì, perché da piccolino io conoscevo Matteo Messina del Denaro, qui giocavamo assieme, poi all'età di 16 anni, lui per la sua strada, io per la mia, però ci incontravamo sempre, ci salutavamo, ma tutto là. Poi, quando hanno iniziato a farmi queste rapine, queste cose, ci siamo rincontrati in un circolo a Castelvetrano e gli ho detto: Matteo, ma non puoi fare qualcosa sapendo che il papà era un mafioso? Nel paese lo sapevamo bene o male tutti. Senta, a che epoca risale questo suo avvicinamento? E siamo nell'89 circa. Nell'89. Lei poi viene arrestato quando? Nel 94. Quindi, fino al 94. E questa, diciamo, sua vicinanza a Matteo Messina del Denaro, cosa ha comportato? Come dicevo prima, che è nato di qua il mio calvario, perché io, mettendomi a sua completa disposizione, di qui mi hanno intestato dei terreni, delle aziende agricole, perché ero una persona pulita, si faceva sempre accompagnare dappertutto, perché io, come persona pulita, avevo il porto d'armi della pistola, avevo tutto. Poi lui aveva una guerra di mafia con Partanna, e Castelvetrano, dista 15 km da Partanna, si portava a me, mi diceva di portare l'altra pistola dietro pure, così lui era pure armato, volendo, no? Questo ha comportato che lei partecipò anche a fatti di sangue, a fatti omicidiari? Mi hanno fatto partecipare, perché io mi ha fatto sparare una persona che già era morto, che gli aveva sparato per incastrarmi, via. Vuole ricordare quali sono gli omicidi a cui ha partecipato, unitamente a Messina Denaro? E questo qua è stato un omicidio, il primo, dove mi ha fatto sparare questa persona morta, che era un omicidio che è stato fatto a Santa Ninfa. Però il signore, come si chiamava adesso, io non mi ricordo più, sono passati tanti anni. Poi, una volta l'ho accompagnato, che è venuto a casa mia, dice: mi accompagna, questa è la Mare del Golfo, è là, non dovevamo fare niente, dovevamo fare un incontro, comunque c'erano esponenti, maggiori esponenti, diciamo, di Cosa Nostra, che poi hanno deciso di prendere una ragazza, che poi questa ragazza è stata strangolata. Che io sono andato in un'altra stanza, che mi hanno detto che erano in troppi le persone che c'erano. Poi, quando sono uscito da questa stanza, c'era questa ragazza morta per terra. Ricorda come si chiamava questa ragazza? Era la ragazza di Milazzo, come si chiama la ragazza non mi ricordo. Quindi era, diciamo, la compagna di Vincenzo Milazzo? Sì. Senta, lei sa le ragioni per cui questa ragazza venne uccisa, le ha mai sapute? Ma di quello che mi hanno riferito, Matteo, sempre, che questa ragazza aveva parenti nei servizi segreti. E questo determinava un pericolo per Cosa Nostra? Sì, avevano paura, perché un giorno prima, due giorni prima, avevano ucciso Vincenzo Milazzo,
allora dovevano eliminare questa ragazza. Ho capito. Senta, lei è stato affiliato formalmente a no, Cosa Nostra? No. Quindi è rimasto sempre in questa posizione di vicinanza senza avere una, diciamo, una caratterizzazione formale, una formale appartenenza alla famiglia. Sì, però una volta quando è successo che dovevo andare a Roma, che dovevano fare le stragi per, volevano fare le stragi per Costanzo, per altri giornalisti, per Biagi, per Santoro. Allora, come persona pulita, che avevo la carta di credito e tutto, mi ha detto che dovevo andare a Roma con loro, perché loro... Questo sempre Matteo Messina Denaro. Esatto. Mm. E mi ha detto quella volta, dice, vedi, dice, tu fai parte, dice, di un gruppo di persone che è meglio di essere uomo d'onore, dice, a te non ti conosce nessuno come uomo d'onore. È un gruppo riservato? Esatto. Senta, questo dove glielo disse e quando, se riesce a contestualizzare questa... E siamo nel 92, prima di andare a Roma. Prima di andare a Roma. Senta, la preparazione, anche qui Presidente, io mi limiterò a degli di singoli punti, perché anche in questo caso, nel caso di Geraci, così come prima nel caso di Sinacori, tutte queste dichiarazioni sono state già rese dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze e dinanzi alla Corte di Assise di Trapani, quindi queste dichiarazioni sono già transitate nel fascicolo, depositate e transitate nel fascicolo del Dipartimento. Quindi procediamo ad approfondire alcuni dei punti che sono stati già trattati. E così le chiedo, questo discorso che le viene fatto, e cioè di appartenere a un gruppo riservato prima di partire per Roma nel 92, avviene dove, lo ricorda? No, adesso di preciso non ricordo se eravamo in macchina, se eravamo al circolo, questo non ricordo di preciso dove è stato. Ma ci sono state, questo gruppo, la conoscenza delle persone che faceva parte di questo gruppo, quando avviene? Lei c'è, quando è che sa chi sono i componenti del gruppo? Sì, c'è stata una riunione che si è svolta a Palermo, però io a questa riunione non ho partecipato perché mi hanno lasciato fuori, ero l'unico che mi hanno lasciato fuori. E lì c'era, se ricordo bene, come già ho dichiarato, c'era Renzo Tinirello, Salvatore Biondo o Biondino, non mi ricordo più, poi c'era Matteo Messina Denaro, non mi ricordo se c'era Giuseppe Graviano, adesso era il fratello, uno dei due. Ricorda quale dei fratelli? I fratelli, uno, se non ricordo male, uno è Giuseppe, che è quella persona che ho visto più volte, un altro è Filippo e l'altro mi sembra che si chiama Salvatore. Ho capito, ma di questo gruppo riservato, oltre a Giuseppe, chi faceva parte? Quali dei due fratelli? Quali degli altri due fratelli? Allora, quello che so io, quella persona che mi diceva Matteo Messina Denaro, era Giuseppe, che era quello più importante, sì. Però forse come discorso di anzianità, forse mettevano di facciata il fratello maggiore. Che si chiamava, io lo sa? Forse Salvatore? No. Non lo so allora. Filippo Benedetto. Filippo Benedetto. Ma lei ricorda, insomma, al di là di quello che dico io, lei ricorda chi le fu presentato e se facesse parte di questo gruppo riservato? Sì, ma questo qua io dottore, l'ho appreso da questa riunione che c'era anche Sinacori, di queste persone qua, ho capito che queste persone qua, che lui mi aveva detto che è un gruppo riservato, che poi queste persone che erano là sono andati bene o male tutti a Roma. Tutti a Roma con lei? No, tranne Salvatore. Salvatore Biondo, Biondino, poi c'era Giuseppe Graviano, c'era questo Renzo Tinirello. Ma lei Rina l'ha conosciuto in quelle occasioni?
Non ho capito, dottore. Dottor Rina, lei lo conosceva? Sì, dottor Rina era stato nel mio ufficio, sì. Vuole spiegare in che occasione era venuto nel suo ufficio? Allora, come dicevo... E quale particolarità avesse il suo ufficio, peraltro? Sì, come dicevo prima, io avendo l'ingrosso di orificeria, avevo un cavò che in questo cavò c'era un telecomando, un nascondiglio dove noi mettevamo tutto l'oro che era guidato da un telecomando. Questa cosa qua io l'ho confidata a Matteo Messina Denaro. Matteo Messina cosa ha fatto? Ha detto non dirlo a nessuno, invece lui l'ha andato a dire a Totorrina. A me non mi ha detto niente. Un giorno mi dice che mi dovevo fare trovare all'ingrosso, che non ci doveva essere nessuno, che doveva venire con una persona. Non mi ricordo adesso se è stato un giorno prima, due giorni prima, comunque è venuto con questo signore che io non avevo mai visto. Scusi, prima di partire per Roma, rispetto alla partenza per Roma, alla costituzione di questo gruppo, avviene prima o dopo? No, avviene prima. Avviene prima, sì. Sì, prego. E niente, vabbè, questo signore io non sapevo che fosse, non mi ha detto che era Rina, me l'ha presentato, ciao. Però ho notato che di solito quando lui faceva degli incontri si sedeva sempre, diciamo, nella poltrona, la scrivania dove c'ho io, nella poltrona tipo dove il signor Presidente è seduta. E Matteo si sedeva sempre di là in questa poltrona, le altre persone si sedevano nelle poltroncine. Quando è arrivato questo signore l'ha fatto accomodare nella poltrona e lui si è seduto di qua. Io già di là ho capito che c'era qualcosa che non andasse, ho detto ma chi sarà questa persona qua? Però non mi ha detto niente. Poi questo signore si è messo a fare a raccontarmi delle cose che io non ci capivo niente, che poi mi ha spiegato Matteo. E poi niente, mi ha detto, siccome mi ha fatto capire che io dovevo avere solo fiducia in Matteo Messina Denaro, in altre persone che non mi dovevo interessare, quello e l'altro. No, senza quello e l'altro, cioè per quelli che sono i suoi ricordi, insomma, cerchi di dare anche sinteticamente un'indicazione di questi riferimenti. Sì, mi ha detto, dice, una persona quando l'hai sconfitta a tavolino, dici quella è una persona, è un uomo morto. Io non sapevo a che cosa si riferisse questo signore a farmi questi discorsi. Poi me l'ha detto Matteo. E cioè? Mi ha spiegato Matteo che lui aveva avuto un incontro con Stefano Bontade, che lui in questo incontro a tavolino lui l'aveva sconfitto già a tavolino con le parole, e poi è successo quello che è successo, che hanno avuto una guerra di mafia, che sono stato un casino di omicidi, via. Ho capito, quindi si è presentato facendo riferimento che a lei sfuggiva sulla contrasto con Stefano Bontade. Assolutissimamente, io non sapevo di queste cose, non sapevo di tutte queste cose dopo. Senta, e al di là di questo, cioè di questa presentazione così un po' singolare, Rina le ha chiesto mai nulla? No, poi è venuto, perché poi Matteo mi fa, dice, prendi il telecomando e gli facciamo vedere, dice, il cavo tuo come è fatto. Io ci sono rimasto un pochino male, ho detto, ma ho preso il telecomando, siamo scesi giù. Infatti lui si era spaventato un po', perché quando è salito su questa piattaforma movibile si è spaventato un pochino, no? Siamo scesi giù, poi siamo risaliti e lì poi Matteo mi ha detto successivamente, dice guarda, dice, perché poi me l'ha spiegato che era tutto Rina, no? Mi fa, dice, tutto, dice, ci avrebbe dei lingotti, dei gioielli di famiglia, li vorrebbe portare da te, che glieli custodisci te in questo cavò. Ho detto va bene. E mi ha portato una valigia con tutti i monili della famiglia che io ho consegnato allo Stato e anche i lingotti. E poi è venuto una... Perché lei ha consegnato allo Stato quando, scusi, specificamente? Quando io ho collaborato. Quando ha cominciato a collaborare, ossia nel... Non ho capito. L'anno in cui inizia a collaborare. Siamo nel settembre
del 1996. Il settembre 1996. Il valore di queste somme, di questi lingotti che venivano consegnati, questi monili? Ma i lingotti io adesso non li ho pesati, ma sicuramente erano parecchi chili, non so, 25, 30 chili, no, non mi ricordo. Ma l'ha detto lui, aveva lasciato un bigliettino con scritte le sterline, quanto ce n'aveva, gli orologi, c'era un girocollo che era abbastanza costoso già a vederlo. Io non lavoravo nel settore di gioielleria, lavoravo in un'orificeria, comunque quel girocollo là è una cosa tipo da principessa e via. Non so che valore possa avere un girocollo del genere. Senta, oltre a questo materiale, lei ha avuto, diciamo, ulteriori funzioni ancillari, cioè è stato, diciamo, ha partecipato a delle operazioni finanziarie o di acquisizioni patrimoniali? Sì, perché quando mi hanno fatto comprare questa azienda agricola, che Matteo mi diceva che era di Rina, ritornando sempre al discorso di prima, io persona pulita, mi hanno portato a una finanziaria a Mazara del Vallo, che se non ricordo male è anche amico di Sinacori, questo signore della finanziaria, forse sono andati proprio con lui. Adesso sono passati parecchi anni, sì. E abbiamo fatto questa operazione tramite me, che ero io la persona pulita. Questa operazione, detta in modo molto semplice e schematico, consisteva in che cosa? Consisteva che no, loro mi davano i soldi, io li portavo i soldi nella finanziaria e la finanziaria faceva il prestito per comprare l'azienda agricola. L'azienda agricola dove si trovava? In quale? In Contrada Zangara, dove il papà di Matteo faceva il campiere, via. Il campiere per conto di chi? Per favore di chi? Per la famiglia Dalì di Trapani. Per la famiglia Dalì di Trapani. Senta, lei ha conoscenza di altri mafiosi che avevano possedimenti, proprietà immobiliari intestati a terzi nella zona di Castelvetrano o di Mazara del Vallo? Ma mi hanno portato in diverse aziende agricole dove c'erano sempre gli stessi personaggi, però queste aziende qua poi io non so se appartenevano a Rina, se appartenevano a me, a Matteo Messina Denaro. A Castelvetrano, ad esempio, mi hanno fatto intestare un altro terreno che là dovevano fare Castelvetrano 2. Doveva venire una ditta di Palermo, un certo Sansone, che è un grosso imprenditore, che doveva fare Castelvetrano 2. E lì abbiamo fatto un'altra operazione con i soldi. Con i soldi che venivano da chi? I soldi che mi davano sempre loro, che poi venivano girati. Quindi questo era un terreno sul quale si doveva edificare, quindi c'era una speculazione edilizia. Esattamente. Va bene, senta, torniamo allora al discorso del 92. Lei affronta con Matteo Messina Denaro la ragione del viaggio a Roma? Le viene spiegato che cosa si doveva andare a fare a Roma? Sì, loro volevano fare queste stragi, volevano scendere un patto, speravano che venisse un patto con lo Stato, via. Questo glielo spiega espressamente sempre il Messina Denaro? Sì, me l'ha detto a casa mia, che un giorno non dormivo, era un pomeriggio, se non ricordo male, d'estate o autunno, adesso non mi ricordo. Mi ha detto, dice, ma tu non pensi? Ho detto, ma guarda, io non me ne intendo di queste cose qua, perché volevano che tipo alleggerire il 41 bis, via. Sì, e quindi tu non pensi cosa? Volevo un consiglio mio, però io cosa potevo dire, dottore? No, io ho capito che gli chiedono
cosa poteva dire, me lo immagino. Volevo capire il riferimento a cos'era, che cosa le dice. Loro facendo queste stragi, che lo Stato venisse a cercare a qualcuno di questi mafiosi, via. Quindi le stragi per indurre lo Stato a trattare? Esattamente. Senta, Giuseppe Graviano, lei quando l'ha conosciuto? Giuseppe Graviano l'ho visto di Tre Fratelli, è quello che ho visto più di tutti, perché era l'unico che Matteo Messina Denaro faceva sempre degli incontri, si andava spesso a Palermo, adesso io non mi ricordo se siamo andati 6 volte, 7 volte a Palermo a fare incontri. Conosco Giuseppe Graviano, tante volte è venuto anche a Castelvetrano perché volevano uccidere il commissario del mio paese ed era stato incaricato Giuseppe Graviano e aveva incaricato a me e Matteo Messina Denaro di fare vedere il commissario, come sempre io, persona politica. Come si chiamava questo commissario? Dottore Misiti. Dottore Misiti. Perché lo volevano uccidere? È perché gli dava sempre la caccia a Matteo. E questo progetto poi non viene coltivato, non viene portato avanti? Non viene portato avanti perché hanno deciso di fare l'attentato al dottore Germanà di Mazara del Vallo. Forse era vicequestore o commissario sicuro di Mazara del Vallo. Lei ha partecipato a questo attentato al dottor Germanà? Io sempre come persona pulita facevo la staffetta, che se andava qualcosa di male lo dovevo caricare io in macchina. Senta, la ragione per cui viene progettato, viene fatto questo progetto che soppianta quello che riguardava il dottore Misiti, qual è? Le viene spiegato per quale motivo doveva essere eliminato il dottor Germanà? Sì, perché per loro erano dei poliziotti che portavano molto fastidio. Ma ricorda se avesse fatto qualcosa di concreto che aveva dato ragione di passare poi all'azione? Cioè c'è qualche cosa di particolare che il dottor Germanà aveva fatto, oppure era semplicemente un poliziotto in gamba e quindi come tale doveva essere fermato? Ma una volta che siamo andati dal papà che c'era, latitante di Matteo, parlavano tutti e due, e zio Ciccio ci fa a suo figlio, dice il dottore, dice com'è, e sì, se si riferendo a Germanà, dice vabbè, dice meno, dice quello là è uno sbirro, dice vero, che ti offre pure la sigaretta, dice uno sbirro in gamba, dice, è tanto di cappello. Questo chi lo dice, il padre al figlio o il figlio? Il padre al figlio. Sì. Che era uno in gamba, via, sapeva fare il suo lavoro. Poi non lo so, l'attentato perché viene fatto o meno, questo qua, il motivo specifico, comunque Germanà erano che per loro rompeva, no? Senta, invece quanto tempo prima rispetto all'attentato lei sente parlare della necessità di uccidere il dottor Germanà? Ma siamo, adesso io di preciso non ricordo, siamo in un'estate, siamo sempre, mi sembra, nell'estate del 92, se non vado errato. Sì, ora, l'estate del 92, l'attentato al dottor Germanà è a settembre, lei ricorda quanto tempo prima rispetto al giorno dell'attentato, non dico si comincia ad organizzare, dico, quando lei sente parlare della decisione, della volontà di uccidere il dottor Germanà? Ma come le dicevo prima, che ricordo io, che mi è stato riferito a me, prima volevano fare l'omicidio del dottor Misiti. Infatti siamo stati a Salinunte con Giuseppe Graviano per fare conoscere il dottor Misiti, che era estate. Per cui non siamo a settembre, ma siamo un pochino prima. Adesso io non ricordo se siamo agosto o luglio, di preciso non ricordo. Però che ricordo io, l'attentato a Misiti lo volevano fare prima di Germanà, che ricordo io. Poi non so il motivo che hanno cambiato, perché cosa è stato cambiato. Di quello che mi è stato riferito a me, dottore. Senta, quando
lei ricorda quando è che inizia questo rapporto tra Messina Denaro e Graviano? Sicuramente nel 92 c'è sicuro, adesso io non ricordo se inizia nel 91 o anche prima o nell'88, questo non lo so, dottore. Sicuramente si conoscevano loro molto prima. Lei sa se sono stati latitanti insieme anche Messina Denaro e Graviano? Sì, sono stati tutta la famiglia. Matteo gli ha trovato degli appartamenti, Triscina, che sarebbe una frazione di Castelvetrano, un posto balneare. È venuta la sorella, la mamma, è venuto Giuseppe con la sua donna, è venuto il fratello. Adesso io non mi ricordo se erano tre appartamenti o due appartamenti. Mm-hmm. Ma mi sembra che erano tre appartamenti. Senta, mentre fuori dalla Sicilia, lei sa se sono mai stati insieme Graviano con Messina Denaro? Se ci sono località dove si sono recati insieme durante la latitanza o meno? Sì, me l'ha detto che già lui era latitante, che adesso non mi ricordo il posto dove è stato questo, non mi ricordo il nome, che è vicino a Palermo, che c'è un grandissimo hotel. E io le chiedo se fuori dalla Sicilia lei ha notizie, ha informazioni che riguardino i due? Sì, e mi ha detto in questa occasione che già lui è latitante, che sono stati assieme a Milano da Versace, che avevano comprato, mi hanno detto una cifra, 25.000 euro di vestiti, l'altro 20.000 euro. Ma cosa andava a fare a Milano, oltre che a comprare vestiti? C'era qualche ragione particolare che li spingeva? Questo qua, onestamente, a me non me l'ha detto, mi ha detto che era, non me l'ha detto, mi ha detto che era stato a Milano. No. Senta, in Toscana sa di presenza di questi soggetti? No, però in Toscana lui mi aveva detto se poteva trovare, se io le potevo, avendo io a che fare con Arezzo, no? Con i miei fornitori, lui mi diceva, vedi se puoi trovare una villa in Toscana. Però il motivo non me l'ha detto. Ho capito. Mentre invece in Sardegna ha mai avuto notizie della presenza di Messina Denaro? In Sardegna no. Senta, tornando, restando sempre sulla persona di Graviano, lei ha detto che l'ha visto insieme al fratello. Ricorda se lei ha conosciuto un certo Fabio? Sì. Chi era? Lo ricorda? L'autista di Giuseppe Graviano. E questa persona l'ha vista in compagnia nella zona a Castelvetrano? Sì, è venuto anche. Pietro Bono l'ha conosciuto? Chi? Bono Pietro, di Campobello di Mazzara. Bono Pietro. Viticoltore. Sì, lo conoscevo di vista, però non ci ho avuto mai a che fare. È un signore grande, no? Sì. Sì, sì, ma non ci ho avuto, conoscevo il figlio, però. E sa se aveva legami, contatti con Messina Denaro? No, questo no, onestamente non lo so. Senta, lei ha parlato del padre di Matteo, Francesco Messina Denaro. Sì. Sulle sue condizioni di salute ha mai saputo nulla? Sì, lui era latitante che stava poco bene. Infatti, quando si andava a trovarlo, c'era un dottore che ancora mi sembra che non fosse lui laureato, studiava medicina, che è un ragazzo che ho conosciuto sempre tramite loro, che è di Partanna, questa famiglia, che adesso mi sfugge il nome, si chiama Gandolfo, forse questa famiglia? Pandolfo, forse. Comunque, era il Pandolfo che poi è stato arrestato, il medico che poi fu arrestato? Sì, sì, è stato poi arrestato. Questo qua
diciamo che in un certo modo accudiva il papà di Matteo. Accudiva il padre di Matteo. Sai, quale fosse la malattia del padre di Matteo, lei lo sa? Ma una volta, una sera, si è messa a piangere e mi ha detto: ti confido una cosa, però stai attento, non lo devi dire a nessuno. Dice: mio papà sta male, c'ha un male cattivo. Dice: però ti raccomando, e piangeva. Dice: non lo rimane fra te e te questa cosa, non ti fare mai scappare questa cosa. Questo, hai idea quando risale questo sfogo di Messina Denaro? E siamo nel 90-91, sì. Tornando alla, diciamo, al viaggio romano. Sì. Ricorda particolari che riguardano la partenza o i preparativi della partenza per questo viaggio? Sì, siamo stati io e Matteo a Mazara del Vallo, in una villa in periferia di Mazara del Vallo. Sì. C'ero io, Matteo, la c'era Sinacori e poi c'era un signore che già aveva una certa età. Però abbiamo preparato le armi, che queste armi li dovevano portare a Roma. Lei le ha viste queste armi? Sì, sì, perché erano tutte fasciate, sono state pulite. Fasciate cosa intende, scusi? Sì, erano conservate con del cellophane, con dello scotch. Quante erano, lo ricorda? E che armi erano, se era in grado, se è stato in grado di riconoscerli? Ma c'erano anche dei Kalashnikov, perché i Kalashnikov sì, che l'hanno provati, poi siamo provati lì in campagna? Sì, sì, siamo andati con Matteo e Sinacori e loro due hanno provato questi fucili, se andavano bene o meno. Sì, c'erano parecchie armi. Parecchie nel numero quanto? Cioè orientativamente in grado di indicare questo? Ma adesso io non mi ricordo, perché Matteo aveva comprato, quella volta mi sembra che gli ha portato minimo 4 pistole nuove che custodiva Matteo, perché Matteo aveva comprato più di 300 milioni di armi, tutte nuove, che venivano, non so da dove venivano, che le portava Giuseppe Fontana. Giuseppe Fontana di dove era, ricorda? Non ho capito. Giuseppe Fontana di? Di Castelvetrano. Persona vicina a Matteo di Castelvetrano? Esatto. Dove avesse acquistato queste armi? Lei lo sa? No, io questo non lo so. Quando era avvenuto l'acquisto di queste armi rispetto alla partenza per Roma? Quanto tempo prima? Questo è in grado di indicarlo? E queste armi la maggior parte sono state comprate tutte nel 91. Perché sono arrivate parecchie volte, uno, due, adesso io non mi ricordo, che li portavo questo qua tutti nascosti nelle sportelle delle macchine. Non so se sono, è venuto 4 volte, 5 volte a portarla. Senta, queste armi come vennero portate poi? Come vennero trasportate? E questo signore che si trovava a Mazara del Vallo aveva un camion e lui faceva la spola forse con Roma o viaggiava dal nord Italia e li doveva nascondere lui, adesso non ricordo che cosa portasse o meno, comunque portava del materiale qua al nord e nascondeva lui nel camion queste armi. Senta, lei sa se di esplosivo, ha mai visto esplosivo in possesso della famiglia di Castelvetrano? Ma esplosivo onestamente non l'ho visto. Una volta mi ricordo che siamo andati a Palermo e c'era... Una volta quando, Geraci? Sempre antecedente alla partenza di Roma. Sì. C'era Giovan Battista Ferrante che ha dato dei detonatori a Matteo Messina Denaro, infatti mi ha detto: vai piano in autostrada, che saltiamo in aria.
io nemmeno sapevo cosa c'era. Ferrante, quindi andate a Palermo da Ferrante, da Giovan Battista Ferrante, che consegna dei detonatori. Sì. Lei questo scambio, questa consegna l'ha vista materialmente? Gliel'ha dati lui in questo saccoccio, cioè, gliel'ha dati a Matteo, e Matteo, siccome io dentro la macchina c'avevo degli intercapelli per nascondere loro per le rapine, avevo messo questi detonatori dentro questi intercapelli nella macchina. Che macchina era la sua, scusi? Una 164 bianca. Le chiedo, il fatto che fossero detonatori, lei l'ha visto o gli è stato detto? No, me l'ha detto lui in macchina, mi ha detto, dice, vai piano, dice che possiamo saltare in aria. Quanti erano, lo sa? Adesso non mi ricordo, si mi ha detto 4, erano di più, non ricordo, dottore. E che fine abbiamo fatto? Cioè, quali se ne è stato fatto un utilizzo, se lei ne ha conoscenza? No, questo qua non ricordo, a Mazara c'erano tantissime armi, adesso se c'erano anche i detonatori che dovevano essere portati su a Roma, credo proprio di sì, perché volevamo fare la strage a Costanzo. Quindi lei sa che a Roma vengono portati dei detonatori? Penso proprio di sì. No, le chiedo se è una sua deduzione o se lei... Sì, è la mia deduzione, ma ci vado un pochino per logica, via. Ok, quindi lei non li ha visti nel viaggio con Roma o a Roma? No. Deduce quello che, no. Deduce che sì. Dal fatto che siete andati a Palermo a prendere questi detonatori che possono essere stati poi portati, ma è una sua deduzione, ho capito bene? Sì. Senta, persone di Catania le ha conosciute in quel periodo, soggetti catanesi appartenenti a Cosa Nostra? Una volta c'è stato un incontro che eravamo a Gibellina e c'era un signore, due, che venivano, ma che mi diceva, abbiamo questo appuntamento a Gibellina, devono venire persone da Catania, però poi quando sono arrivati, come al solito io, a me mi facevano stare sempre in disparte, loro hanno fatto questa riunione, ma io l'ho visto così, nemmeno salutato, via. Quindi chi fossero e che cosa fossero venuti a fare, lei non lo sa? No, non lo so. Scusi, questo incontro, ho capito, con Messina Denaro? Sì. Se ho capito bene. Avviene a Gibellina, rispetto al periodo cui ci stiamo riferendo, e cioè rispetto... ai primi mesi del 92, questo avviene prima o avviene dopo? Cioè avviene prima o dopo il viaggio a Roma? No, avviene prima. Questi li ha mai più rivisti queste persone? No. Senta, a Roma quanto cosa fate e per quanto permanete a Roma? Ma se non ricordo male circa 9 giorni. E poi durante questi giorni cosa fate? Infatti eravamo divisi in gruppi, diciamo, io e Sinacori dormivamo in un appartamento che ci aveva trovato un certo Scarano, che poi questo signore era sposato, mi sembra, con una, lui era calabrese, era sposato con una signora di Partanna, se non vado errato. Mm-hmm. E mi sembra che l'appartamento, perché è venuto in questo appartamento dove dormivo io e Sinacori. Poi c'era Graviano con... anche in quell'appartamento con noi mi sembra che c'era anche Renzo Di Nerello e Matteo Messina Denaro che dormivano in questo appartamento. Invece in che zona di Roma era? E adesso non mi viene in mente. Vabbè, al centro, in periferia anche? No, un po'. Non ha memoria di questo? No, ci abbiamo fatto pure un sopralluogo, ci abbiamo fatto col dottor Galazzi. Senta una cosa, a proposito
ma di questo Scarano, sì. Lei l'aveva mai visto prima? Cioè prima di andare a Roma l'aveva mai visto? Sì, l'avevo visto. Me l'aveva fatto, me l'aveva portato nel mio ingrosso, sì. Ecco, a che proposito, cioè che occasione, che cosa era accaduto? No, nel mio ingrosso si sono messi a parlare e niente di più, non so niente. Poi, quando sono arrivate queste armi a Roma, quando eravamo ritornati giù, siccome questo qua gli aveva fatto la cortesia che gli teneva le armi, e allora Matteo gli ha detto a questo Scarano cosa gli poteva regalare, e questo qua gli ha detto che se c'aveva dell'hashish gli avrebbe fatto un piacere. Allora Matteo, sempre con la mia macchina che c'era all'Intercapedine, siamo stati a Palermo da Graviano, e un ragazzo, adesso non ricordo chi sia o meno, ha aperto un capannone, e in fondo a questo capannone era tutto pieno di hashish, ne ha preso 100 rotti chili. Ok. Senta, lei è stato mai, ha avuto mai incarichi di logistici per quanto riguarda appartamenti nella zona di Roma? Sì, ero partito una volta con Paolo Forte per prendere un appartamento a Roma. Su incarico? Sempre di Matteo Messina Denaro. Mm-hmm. Questo sempre in funzione di questo viaggio a Roma? Sì. E poi questo appartamento l'avete preso? Ma lei crede che io adesso ho un vuoto questo appartamento, non mi ricordo se gli abbiamo lasciato l'anticipo, perché l'appartamento lo doveva intestare questo Paolo Forte. Io avevo i soldi, perché Matteo me l'ha dato i soldi per anticipare. Ricorda quanto le aveva dato? Ma mi sembra che non ha dato 10 milioni o 5, adesso non mi ricordo, però 5-10 milioni comunque non aveva dato, se non di più, non mi ricordo più, dottore. Comunque mi ha dato i soldi per pagare anche un anno, mi diceva, è importante che prendete questo appartamento. Senta, nel corso di questo, lei prima ha fatto riferimento a Biagi e a Santoro, se non ho capito male. Sì, infatti poi a Roma ci siamo... Gli obiettivi che perseguivate quali erano? Chi cercavate a Roma? Infatti ci siamo divisi in gruppi, io e Sinacore, pedinavamo a Costanzo, perché io avevo la macchina, gli altri non andavano in giro con macchina, solo io e Sinacore, perché in aeroporto a Fiumicino avevo la carta di credito, avevo preso la macchina io. Pagando con cosa? No, ho dato la carta di credito, no, perché non ti davano se non la macchina. Infatti Sinacore poi portava la macchina a lui, e si pedinava a Costanza, forse non mi ricordo se l'ho portato pure qualche volta, io no, forse sempre lo portavo sempre lui, non mi ricordo. Ma scusi, Costanzo poi come l'avete individuato? Dove l'avete individuato? A Teatro dei Parioli a Roma. Ma voi facevate i sopralluoghi in zona o vi recavate proprio all'interno o andavate ad assistere allo spettacolo? No, io... Se non ricordo male, dentro io non sono entrato mai. Sono andato al bagaglino per vedere sempre se si incontravano gente di un certo tipo che interessava loro. Al bagaglino siamo andati tutti quanti, a Teatro Parioli no. Si aspettava Costanzo che uscisse, che lui già aveva la sua macchina col suo autista che lo accompagnava presso la sua abitazione, infatti ci abbiamo messo più volte a seguirlo perché avevamo paura che questo signore che è l'autista suo ci vedesse, no? Per cui ogni volta lo lasciavamo un pochino, facevamo, posso dire, 2 chilometri, poi lo mollavamo via. L'indomani partevamo da dove l'avevamo lasciato, fino a che abbiamo raggiunto l'abitazione di Costanzo.
Chi è che dava gli ordini? Chi è che comandava questo gruppo di persone che era a Roma? Vabbè, là c'era Graffiano e c'era Matteo. Davanti a me non parlavano mai di certe cose. Ti dicevano fare andate qua, andate là. Davanti a me no, dottore. Lei ha conosciuto in quei giorni personaggi di origine napoletana? Sì, una sera sono venuti due di Napoli. Sa chi fossero? Ma se non ricordo male, uno si chiamasse Ciro Nuvoletta. Cosa sono venuti a fare? Ma io ho sentito dire solo a Matteo che era a sua completa disposizione, se avesse bisogno, che loro, essendo a Napoli, erano vicini a 200 chilometri. Senta, lei un certo Gian Balbo l'ha conosciuto? Sì. Chi era? È un mafioso non so adesso se... penso che sia anche lui di Corleone, o un paesino vicino, ma mi sembra che di Corleone, perché accompagnava Rina nel mio ufficio, è venuto una volta con Gian Balbo, Pietro, sì. E poi con Matteo si vedevano sempre, facevano sempre incontri. Questo qua è uno che lo vedevo lavorare in più di un'azienda agricola. Senta, questa conoscenza con Rina, non ho capito, lei come l'ha accertata? Cioè, come ha appurato che questa persona conoscesse Rina? Ma perché i figli di Rina, Rina ha due figlie femmine e due figli maschi. Un'estate, sempre Matteo Messina Denaro, io avevo un motoscafo, mi fa, dice, senti, domani potresti venire al mare alla Triscina, che ci sono, dobbiamo fare un giro dei ragazzi, però io ero all'oscuro di tutto di chi fossero questi ragazzi. Poi ho capito che erano i figli di Rina, sia Giovanni che Salvatore, come si chiama, uno Giovanni, uno Salvatore, meno ragazzetti piccoli. Scusi, no, le chiedevo della conoscenza di Rina con Gian Balbo. Eh sì, perché questi figli dormivano nella casa di Gian Balbo, e Gian Balbo era accompagnatore dei figli di Rina. Ho capito. Senta, lei ha detto che era una persona di... ha detto proveniva da? Da Corleone? Sì. Questo come origine... Sì. Ecco, sa dove risiedeva? Sì, a Santa Ninfa, in quell'omicidio che dove mi hanno fatto sparare a quello morto. Sì, dove m'hanno... sì, il primo omicidio. Diciamo il battesimo, cioè, tanto... C'era lui dentro la macchina con Matteo, con me, che ha detto che era quella la persona giusta che doveva morire. C'era Pietro Giampaolo. Senta, lei con Matteo Messina Denaro avete mai commentato, o meglio, in sua presenza il Messina Denaro ha mai commentato le stragi di Capaci e di Via D'Amelio? Cioè, ha fatto mai cenno a quello che era accaduto, perché era accaduto? Non commentato, no. Posso dire solo una volta che lui mi ha detto di non recarmi più a Palermo. Ho detto, Mattia, ma noi lavoriamo, siamo tre fratelli che andiamo tutti i giorni, si può dire a Palermo? Dice, vabbè, per adesso non ci andare. Ho detto, ma come non ci andare? Scusa. Dice, no, non devo andare a Palermo. Ho detto, ma noi ci dobbiamo andare, come non andare? Mi sembrava una cosa, stupida. Cioè, io ti dico che esci, adesso non mi ricordo se mi ha detto esci a Partinico, Alcamo, e fai la strada vecchia per andare a Palermo. Questo accade quando, rispetto alla strage? È prima della strage del dottor Falcone.
Dopo la strage ci fu un accenno a tal proposito? No, quando c'è stata la strage lui mi ha visto, dice adesso puoi andare a Palermo, ho fatto un sorriso, io ho capito tutto. Senta, lei ha mai conosciuto, incontrato Bernardo Provenzano? Non ho capito. Se ha mai incontrato, seguendo Matteo, cioè accompagnando Matteo Messina Denaro, ha mai conosciuto o visto Bernardo Provenzano? No, assolutamente no. Ricorda se Messina Denaro ne ha mai parlato in sua presenza? Sì, una volta io l'ho detto, io non mi ricordo a quale proposito, cosa era successo, se ci sono stati degli arresti, adesso non mi ricordo il particolare, ho detto ma sto Provenzano, Matteo, dice ma chi è sto Provenzano non è nessuno. Disse Messina Denaro? Sì. Cioè quindi ne parlò in termini dispregiativi, lei lo ricorda il periodo, cioè riesce a collocare nel tempo questa affermazione di Messina Denaro? Siamo sempre in quell'anno, dottore, siamo 91-92. Senta, lei ha sentito parlare di un certo Calcara, collaboratore di giustizia? Sì, questo qua, dottore, abita nella mia strada, via 20 settembre, a Casalvetrano. Ecco, quando iniziò a collaborare con la giustizia, lei ha mai raccolto, diciamo, sfoghi o comunque sia riferimenti fatti da Messina Denaro su questo signore? Sì, perché io lo conoscevo, lo vedevo, ci vedevamo spesso, perché come le dicevo, abitando nella mia stessa strada, però è una famiglia che, no, assolutissimamente, io l'ho chiesto io una volta a Matteo quando è successo questo caso, che lui ha collaborato con la giustizia, ho chiesto a Matteo, Matteo mi ha detto, e anche suo papà quando l'ha incontrato, questo è un pazzo, dice che si è mandato tutto, non ha fatto mai parte di Cosa Nostra. Senta, tra le persone accusate dal Calcara c'era un certo Vaccarino. Sì. Sa chi è questo signor Vaccarino? Sì, è stato sindaco del mio paese. Ex sindaco del comune di Castelvetrano. Sì. Le risulta che questa persona avesse contatti con Cosa Nostra, fosse organico a Cosa Nostra? No, a me non mi risulta, onestamente. Sì, no, oltre che risulti a lei, il problema era se, parlando con Messina Denaro, lei ha colto cenni che riguardavano questa persona. No. In positivo e in negativo, dico, cenni che escludessero o meno, visto che è stato accusato di essere il capo della mafia di Castelvetrano, volevo capire se questa indicazione, una volta che venne resa pubblica, comportò dei commenti da parte di Messina Denaro. Sì, forse, come dicevo prima, hanno detto che questo Calcara era un bugiardo che non ha fatto mai parte di Cosa Nostra. Addirittura c'è stato un episodio che mi ha detto suo padre, dice che il papà, non lo so, all'epoca, il papà di questo Calcara aveva violentato la figlia, per cui dice, pensa un po' che schifo di gente che è questa qua. Senta, lei ha memoria del momento in cui venne ucciso l'onorevole Lima? Ero ragazzino io, dottore. Beh, nel 92, l'onorevole Lima, cioè lei era già... Scusi, ho capito male, sì, pensavo che dicesse... L'onorevole Lima venne ucciso nel marzo del 92. Sì, me lo ricordo, sì. Sì, anche qui le chiedo se questo avvenimento generò dei commenti da parte di Messina Denaro. Onestamente non ricordo.
Mi piace un attimo, solo devo prendere una sua dichiarazione da un verbale. Allora, le leggo questo passaggio che tratto dal verbale di udienza dell'appello Capaci, pagina 149, udienza del 12 novembre 99, Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. Allora, signor Geraci, mi ascolta? Sì. Ecco, allora le leggo il passaggio, sì, dove lei parla della domanda che mi è stata fatta è proprio sull'assassino dell'onorevole Lima. Lei dice, ma la domanda è, le fa il pubblico ministero, ha avuto occasione di parlare dell'assassinio dell'onorevole Salvo Lima? In caso positivo dica con chi ne parlò. Lei dice, ma dell'onorevole Salvo Lima, sì, una volta me l'ha confidato lui, ma no che dovevano, adesso io non ricordo qua, dottore, vi preciso che lui me lo confidò prima, dopo l'omicidio, forse mi disse, dici così lo capisce. Ecco, una cosa del genere è stata, però io non ricordo se me l'ha detta adesso, purtroppo passano gli anni, pure questo è il... Quello che gli stavo dicendo io, dottore, guardi che qua gli anni stanno passando tanti, se io l'ho dichiarato all'epoca, sicuramente quello che ho dichiarato all'epoca... Ecco, però diciamo che la funzione un po' è quella di stimolare il suo ricordo, ecco, se lei... Posso, Presidente? Sì, poi vado avanti, Avvocato, però dico... No, dico... Sto dicendo, sì, la conosco. Cioè, la contestazione però, quella che viene mossa... Quindi, sì. Prego, poi dopo finisce lei. Quindi dicevo, il concetto è che, insomma, queste cose vengono fatte per capire se, anche comprensibilmente, dopo anni, quindi è facile comprendere la difficoltà. Però... se lei può fare uno sforzo per capire esattamente qual era il suo pensiero o il suo ricordo. Comunque, sì, andando sì. Avanti, lei dice, se me l'ha detto prima o me l'ha detto che io ricordi, me l'ha detto dopo l'omicidio Lima. Lui chi? Matteo, sempre Massina Denaro. Ecco, ha detto, le fa la domanda il pubblico ministero, ha detto così lo capisce, ma cosa doveva capire e chi? Richiede il pubblico ministero. E lei? Si era riferito questo omicidio ad un'altra persona. Sì, era riferito questo omicidio ad un'altra persona. Questa morte di Lima era riferita ad un'altra persona. E chi era questa persona? Cioè la persona che lo doveva capire. Dottore, io adesso io che mi ricordo, che ricordi, mi sembra che non mi ha detto chiaro e tondo chi fosse la persona, ecco. Che io ricordi, non me l'ha detto. Quindi questa è la contestazione, sostanzialmente lei avrebbe detto così lo capisce, le chiedono di specificare chi è la persona che lo doveva capire, lei dice non me l'ha detto. Detto questo, le rammenta qualcosa tutto ciò? Posso, prima che risponda il collaboratore? Prego. Grazie. Nella contestazione che ha letto il procuratore, io leggo ugualmente, come legge il procuratore, che il signor Geraci dice, così lo capisce, virgola, una cosa del genere è stata, punto. Però io non ricordo se me l'ha detta adesso. Io non ricordo se me l'ha detta adesso. Purtroppo passano anni. Pure questo è il discorso. Non ricordavo in quel momento se gliel'avesse detta, già nel 99. Se poi adesso dobbiamo cercare di fare dire un... No, facciamo una cosa, lei fa la sua contestazione, io faccio la mia quando se la suo turno, perché allora se la vogliamo leggere tutta... Allora alla frase difesa farà le contestazioni che riterrà più opportune. Perché sennò stiamo a fare i fazzoletti. Allora, la frase è così, dopodiché il dottor Tescaroli dice ecco, e lei dice se me l'ha detto prima o me l'ha detto de, che io ricordi me l'ha detto dopo l'omicidio Lima. Ecco, questo è il contesto. Allora,
Detto questo, le ricorda qualche cosa, signor Geraci? Dottore, come stavo dicendo prima, se io l'ho dichiarato, perché non penso di essere pazzo, però sono passati diversi anni, e se io l'ho detto prima e la verità è quella di prima, signor Presidente, mi dovete capire, passando questi anni qualcosa può anche sfuggire. Se io l'ho detto all'epoca, sicuramente è verità quello che è scritto la prima volta, e lo confermo di quello che è scritto la prima volta, quello sicuro, eh? Non ho detto mai una bugia. No, no, va bene, ma questo non era riferito al fatto che lei mentisse o meno, ma al fatto che ovviamente passati tanti anni è chiaro che Ricordo, è facile che si spenga. Senta, il signor Denaro le ha mai mostrato opuscoli, libri che riguardavano la storia dell'arte, insomma, che avevano l'oggetto beni di valore storico? Libri, io no. Libri, opuscoli, fotografie, insomma, che riguardassero beni di valore patrimonio, insomma, che fanno parte del patrimonio storico del paese. Che ha dimostrato a me, adesso guardi, io non ricordo, patrimonio del paese c'era il sindaco là che c'era, adesso non mi ricordo come si chiama, che ha una cosa, che arrivava il sindaco, si ci attaccava il cappello, però non mi ricordo nemmeno come si chiama. No, no, va bene. Credo che il pubblico ministero intenda monumenti. Monumenti, opere d'arte, in generale. Quando siamo andati a Roma, La domanda gliela faccio in generale, signor Geraci, cioè se lei, parlando con questo signore, questi ebbe mai a mostrarle, che ne so, delle foto, delle immagini che riguardavano beni che rientrano lato senso nel concetto di patrimonio artistico, quindi che possono essere beni architettonici, sculture, quadri. Adesso il dottore non ricordo, onestamente, magari quando ho collaborato magari mi aveva detto qualcosa, ma adesso non ricordo più, in questo istante non ricordo. Ma, questi Messina Denaro, lei ricorda se avessero, diciamo, una particolare conoscenza, una particolare sensibilità verso le opere d'arte, se avevano, diciamo, particolari conoscenze nel settore delle opere? Sì, il papà di Matteo lavorava con queste opere d'arte, perché noi a Serinunte abbiamo delle tombe dei greci, no? Sì. Che lui, a quanto pare, quando era giovane, comprava da questi tombaroli, come si chiamano, comprasse delle cose antiche. Però io non ho mai visto niente. Di un certo Bellini. Bellini? Sì, ha mai sentito parlare? No, che ricordi io no. Aveva rapporti con Gioè, Matteo Messina Denaro? Antonino Gioè? Sì. Sì. Quando hanno ucciso questa ragazza c'era questo Antonino Gioè. Ricorda se è mai venuto, o se hanno avuto, oltre la vicenda che riguarda la Bonomo, se ci sono stati altri contatti in quel periodo nel corso
91-92 fra Gioè e Messina Denaro? Sì, che ricordo io, l'ho incontrato più di una volta, però le circostanze adesso non ricordo in quale occasione, se ha fatto un incontro a Palermo o ad Arcamo, non ricordo di preciso, dottore. Senta, lei ha conosciuto, lei è mai stato a Partenico? Sì. Ha mai conosciuto i fratelli Vitale? No, mai. Ne ha sentito parlare? Sì, ma dopo che io già ero stato tratto in arresto, via. Quindi dopo? Quindi sì. Dalle notizie di stampa? Dai giornali, sì, della stampa. Presidente, un minuto per riguardare le ultime. Si prende il tempo che le è necessario. Senta Geraci, un ultimo passaggio. Gli obiettivi di Roma, lei ha detto, erano più di uno. C'era il dottore Falcone, poi c'erano altri personaggi, li vuole ripetere chi fossero? Allora, Santoro, Biagi, Costanzo, Pippo Baudo. Ecco, nei confronti di queste persone lei ha capito per quale motivo c'era quale fosse la molla, quale fosse la ragione che spingeva questo gruppo a cercare anche loro? Perché ce l'avevano con la mafia. Costanzo una volta ha bruciato una maglietta là, ai Barioli, al teatro. Senta, di Pippo Paolo. Si parlò mai di un attentato? In che termini se ne parlò? Ecco, può specificare meglio il riferimento al presentatore? Ma quello che avevano detto a me è che ricordo questo, che erano tutte persone che si poteva, ma sicuramente ne dimentico qualcuno, perché parlavano male della mafia. Adesso in particolare non ricordo, però quello che ricordo era questo, gli attentati per queste persone era questo, che parlavano sempre male della mafia. Senta, ma nella zona del Ministero della Giustizia ci siete mai stati in quel periodo? Se non ricordo male, sì. E avete registrato la presenza di qualcuno degli obiettivi che vi avevate... Ma adesso io là vicino non ricordo se c'era
anche l'abitazione di Maurizio Costanzo, se nei pressi del Ministero di Grazia e Giustizia. Va bene, noi abbiamo terminato. Grazie. Bene, la parola ai difensori delle parti civili.